Ciao a tutti da Daniele e benvenuti su Motocicletta Team. Oggi parliamo di un argomento un po' antipatico ad alcuni motociclisti, cioè come affrontare una curva a bassa velocità di destrezza, che sia una curva, che sia una rotatoria, che sia un tornante, una strada stretta, insomma. Quando ci facciamo le nostre passeggiate, che non sia un viaggio in autostrada o su strade veloci, no? Dove si può andare un pochettino più spediti, rimanendo sempre nei limiti, ma quella passeggiata, magari semplicemente casa-lavoro, dove ci tocca fare quelle manovre a bassa velocità. Ecco, bene, oggi parliamo della curva a bassa velocità. Fin quando procediamo dritti, e o facciamo queste curve veloci, morbide, la situazione è semplice. Parlo ovviamente per i neofiti o magari per chi si è approcciato al mondo della moto e sta trovando un po' di difficoltà. I veterani, come al solito, magari troveranno questo video inutile, quindi se vi va lasciate se volete guardare questo video lasciate un commento costruttivo, così da farci tutti quanti una bella chiacchierata. Tornando a noi, fin quando vado dritto, scorrevole, curve veloci, è tutto abbastanza semplice. Quando poi arriva magari una curva come questa, secca, da un bel rettilineo, una curva a 90 gradi, stretta, devo rimanere nella mia corsia, oppure devo affrontare la rotatoria per andare in ufficio, piuttosto che il tornante, non per forza con grandi pendenze, ma insomma una curva stretta, che racchiude un po' tutto il mondo delle manovre e a bassa velocità, l'importante è l'anticipo e la postura. Farò tutto a moto dritta, cioè rallento, userò i freni, ricordiamo 90% l'anteriore è quello che frena la moto, quello che va ad arrestare la moto, bilancerò col posteriore, scalo, inizio la mia curva e con tutte queste cose al posto giusto, fatte tutte a moto dritta. Non devo, se non in caso di emergenza, frenare, scalare o scalare durante la curva. Se devo fare questo è perché o ho interpretato male la mia curva, quindi sono arrivato un po' veloce, oppure in caso di emergenza ci hanno rallentato davanti e devo per forza di cose evitare il problema, e lì mi viene da dire forse non ho rispettato la distanza di sicurezza, oppure trovo della breccia nascosta dalla curva, della sporcizia, del bagnato, e quindi devo agire sui freni. Quello è un altro discorso, ma in una linea generale, in una guida rilassata, sicura, farò tutto quello che serve per rallentare, scalare, mettere la marcia giusta a moto dritta. Ora farò le classiche prove con la moto, vediamo insieme, lo commenterò probabilmente in una voce fuori campo, proprio perché è più facile capire guardando l'esercizio invece che descriverlo e basta. Andiamo a vedere. Arrivo a una velocità normale, scalo, rallento a moto dritta, sguardo in traiettoria e affronto la curva. Ripetiamo l'esercizio, a moto dritta agisco sui freni, scalo, sguardo nella traiettoria, affronto la curva. Per puro caso in questo momento è passato questo signore con lo scooter, che è costretto a spigolare la curva. Beh, vedete invece io come riesco a farla più rotonda, per il semplice fatto che ho agito bene sui comandi a moto dritta, sguardo in anticipo e riesco a compiere una curva pulita e rotonda. Affronterò adesso invece un'inversione a U, sfruttando la stessa tecnica, sguardo dove voglio andare, rimango nella mia corsia immaginaria, rimango dentro la striscia bianca volutamente. Ripetiamo come sempre l'esercizio. Freno e scalo a moto dritta, sguardo sulla mia traiettoria e rimango preciso all'interno della striscia bianca.
cosa noto in questo video durante la prova? Notare sicuramente l'anticipo, freno a moto dritta, rallento, scalo la marcia. Prima di iniziare la curva anticipo con lo sguardo, cioè guardo nella mia traiettoria. Attenzione, non guardo, non lo so, per esempio la striscia bianca, che non devo invadere la corsia apposta, ma guardo proprio la traiettoria che voglio percorrere con la moto, perché ricordiamoci, la moto va dove guardo. E, ho fatto anche un paio di inversioni all'interno di questa corsia proprio per far capire che la tecnica è la stessa dell'inversione a U. Se nell'inversione a U, no, come dicevamo nel video che vi lascio in descrizione, devo anticipare freno, moto dritta, rallento, anticipo con lo sguardo della mia traiettoria, nella curva stretta sarà la stessa cosa. Al posto di tornare indietro affronterò la mia curva. Lo sguardo è importantissimo. Se io guardo dove vado, riesco ad anticipare eventuali ostacoli che possono sopraggiungere dalla curva cieca, che in questo caso è una curva cieca, poco trafficata, l'ho scelta apposta per fare il video, ma comunque ci sono dei ragazzi che stanno giocando, è passata prima una macchina, poi uno scooter, quindi è sempre bene anticipare bene con lo sguardo, non solo per inserirci bene nella nostra traiettoria, avere tutto sotto controllo, ma anche per vedere se sopraggiunge il prima possibile, per vedere se sopraggiunge qualcuno, una macchina o qualsiasi cosa sia. Adesso monto la telecamera sul casco e andiamo a farci qualche curva e vediamo un po' cosa succede nella strada, nel traffico, quello vero. Iniziamo col classico incrocio, rallento, scalo, sguardo, rimango nella mia corsia e affronto la curva. Sopraggiungiamo a quest'altra curva, sguardo, vedete come si sposta lo sguardo rispetto alla moto, e affronto la curva. Qui c'è un bel pullman che invade la mia corsia, voglio girare a sinistra, non si nota, ma qui non metterò i piedi per terra, due dita sulla frizione per evitare uno spegnimento e affronto la curva. Qui mi sto avvicinando a una rotatoria, lascio una distanza di sicurezza dalla macchina, casomai mi dovesse inchiodare davanti, quindi mi lascio una buona distanza. Avete visto quante volte sguardo adesso in tutte le traiettorie, ma comunque rimango con lo sguardo nella mia traiettoria. Sguardo per bene nella mia traiettoria, ecco cosa succede, sopraggiunge la macchina, ma io con lo sguardo nella mia traiettoria rimango nella mia corsia, senza dover fare scarti improvvisi o spaventarmi qualora arrivasse una macchina. Qui invece abbiamo una rotatoria lunga che mi permette una buona percorrenza. Con la giusta postura io volevo passare, ho visto la macchina, mi sono fermato all'ultimo momento. Questo grazie a una buona postura sulla moto che mi fa evitare arresti complicati. Ecco, inizio ad affrontare la mia rotatoria, guardate lo sguardo come sempre più all'interno rispetto alla moto. Riesco a vedere lateralmente se sopraggiungono macchine, ma comunque rimango con lo sguardo ad anticipare la mia traiettoria. Cambio di direzione, cambio lo sguardo, controllo nel punto cieco e proseguo. Classico esempio della giungla urbana. Sulla mia destra ho una macchina che non si capisce cosa vuole fare, è in una posizione pericolosa sia per me, sia per lui, sia per chi sopraggiunge da destra. Non si sa cosa vuole fare, gli do distanza. Mi mantengo in una posizione sicura, quando sarà il mio momento, se arriverà, allora decido di passare, come adesso, sguardo sulla mia traiettoria, curva a bassa velocità, do un colpo d'occhio a destra, non arriva nessuno, ho spazio, mi infilo e passo e mi tolgo dai guai. In questo momento la dinamica è un po' diversa, arrivo veloce da una sesta, una quinta, quindi scalo. Quante marce mi serviranno? Rallento a moto dritta, quando arrivo in curva mollo tutto quanto, con la marcia giusta inserita percorro con un gas costante questo tornante lungo, chiamiamolo. Guardate adesso quante volte guardo il punto cieco prima di passare per imboccare la tangenziale.
Qui rimango a debita distanza di questa macchina. Voglio affrontare il mio svincolo in sicurezza, li lascio a distanza, non rimango attaccato a lui, aspetto il mio momento per eventualmente, quando sarà possibile, sorpassare. Qui abbiamo il classico esempio di cosa vuol dire passare da alta velocità, in questo caso la tangenziale, a ritrovarsi a fare una curva a bassa velocità. Esco dalla tangenziale, sguardo sulla mia traiettoria, faccio una curva media, si può affrontare anche in velocità. Adesso dovrò affrontare quello che è una specie di tornante a sinistra, continuo e lungo. Avrò già scalato in precedenza, guardate lo sguardo come rimane sempre interno nella mia traiettoria. Occhio al punto cieco, sguardo allo specchietto e via, affronto poi l'uscita. Allora, mi sono fermato qua in fuoristrada perché, come vedete, la giungla urbana ha più pericoli di stare veramente in fuoristrada. Come avete visto in questo video, ho cercato di simulare un po' quello che facciamo tutti i giorni con la moto, che poi credo sia il 90% dell'utilizzo per chi usa la moto tutti i giorni, nell'utilizzo giornaliero e anche per i viaggi. Ovviamente la maggior parte delle volte saremo in mezzo al traffico o nelle strade di campagna, panoramiche o per andare a lavoro, insomma, per farla breve, anticipiamo sempre con lo sguardo e cerchiamo di fare tutte le manovre a moto dritta, per manovra intendo scalare e frenare sempre a moto dritta. Dopodiché affrontiamo la curva. Mi raccomando, lo sguardo fisso sulla traiettoria che vogliamo eseguire, così da mantenere sempre una nostra, tra virgolette, corsia preferenziale e riuscire ad anticipare quanto più possibile una macchina che sopraggiunge, un pedone o, come abbiamo visto, gente che non mette la freccia o la mette così tanto per, poi in realtà non fa niente. Questa è la giungla urbana. Come sempre, non basta guardare i video, mi raccomando, non affidiamoci a un video per imparare o per correggere o per migliorare la nostra tecnica, ma sfruttiamo i corsi. Io sono disponibile, i miei contatti, come sempre, sapete dove trovarli, basta chiamarmi, organizziamo un bel corso. Questo video l'ho fatto un po' veloce, un po' di fretta. E sto viaggiando tra un corso e l'altro in tutta Italia, sto avendo poco tempo di registrare questi video, quindi tra una commissione e l'altra mi sono portato dietro la telecamera e ho fatto questo video. Spero vi sia piaciuto, lasciate un like come sempre, ma soprattutto commentate, ditemi la vostra e se avete domande, se non sono stato chiaro, se è il caso di trovare un attimo più di pace e farlo per benino, ma soprattutto ragazzi, non affidiamoci i video, facciamo i corsi. Da Daniele è tutto, spero vi sia piaciuto, se siete arrivati fino a qua mi ha fatto piacere, a presto, ciao!